Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io calco. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar ciò che sta intorno a me, calco. Guardo colori, insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io calco. Sono io! La festa sorpresa. La mamma, il papà e il nonno sono usciti a fare spese. Caillou e Rosy trascorrono un allegro pomeriggio con la nonna. Ti va di darmi una mano a colorare, nonna? Ma certo, Caillou, arrivo subito, però prima devo finire di stirare. Uffa, perché devi stirare? Per rendere più bella questa camicia. L'ho regalata al nonno per il suo compleanno la settimana scorsa. Ma come? Io non ci sono andato alla sua festa di compleanno. Perché non c'è stata nessuna festa, Caillou? Caillou non riesce proprio a immaginare un compleanno senza una bella festa. E perché non c'è stata? Il nonno aveva un bruttissimo raffreddore e non ha potuto festeggiare quel giorno. Prepariamola noi una festa per il nonno oggi stesso. Ma certo! È veramente un'ottima idea. Il nonno sarà felicissimo. Voglio tanti cappelli. Voglio fare anche il gioco dell'asino senza coda. E per finire serve una bella torta. Molto bene. Possiamo metterci subito al lavoro. Per fare dei cappellini colorati mi servono tantissimi colori. Ce ne sono altri di là, se non ti bastano quelli che hai. Ma così non vedo niente. Vuol dire che dobbiamo dargli una sistematina. Nonna, dove posso attaccare l'asino senza coda? Lo sapevo che avresti trovato da solo il posto giusto. Le decorazioni sono bellissime, ma secondo Caillou manca ancora qualcosa. Ecco cosa manca, dei palloncini! Dovrebbe esserne rimasto qualcuno dalla tua festa di compleanno. Caillou, sei ancora troppo piccolo per gonfiare i palloncini, non trovi? Caillou è dispiaciuto di non poter gonfiare i palloncini. Ma forse c'è qualcos'altro che potrebbe fare. Guarda che cosa riesco a fare con questo palloncino. Fantastico, questo sì che è un bel trucco, tesoro. Perché non ne fai un altro? Oh! Non fa niente, Caillou. Devi soltanto strofinarlo con più delicatezza, come hai fatto prima. Ecco fatto. Ma basteranno queste candeline? Il nonno ha fatto così tanti compleanni. In effetti sono un po' poche per gli anni del nonno. Ma potremmo mettere una candelina sulla torta per ogni invitato alla festa. Che ne dici? Caillou non vede l'ora che il nonno ritorni a casa. Così lui e Rosy potranno gridare sorpresa, proprio come ha insegnato loro la nonna. Sorpresa! Evviva! Buon compleanno, nonno! Ma che bella sorpresa! Non me l'aspettavo. Grazie mille. Non sapevo nulla di questa sorpresa. È merito di Caillou. Ha pensato a tutto lui. L'incubo di Caillou. È notte fonda e mentre tutti gli altri dormono, Caillou fa un brutto sogno. Mamma! Papà! Che succede, Caillou? Ho fatto un sogno bruttissimo! Che cos'hai sognato? Ho avuto tesoro tanta mio. Paura! Ho sognato un mostro terribile che mi stava dando la caccia! Oh, è normale che i brutti sogni facciano paura. Ma basta svegliarsi e vanno via. Ti senti meglio adesso? Sì, papà, sto bene. Bravo. Su, forza, rimettiti a dormire. Sogni d'oro? Buonanotte, papà.
Caillou vede un'ombra sulla parete che somiglia proprio a un mostro e si mette sotto le coperte per non farsi vedere. Meno male, è solo il mio dinosauro. Caillou comincia ad aver paura di restare in camera da solo e così decide di andare a dormire nel letto della mamma e del papà. Papà, svegliati! Cosa ci fai qui, Caillou? Che cosa succede? Non voglio dormire nella mia camera da solo. Voglio restare qui insieme a voi. Oh, tesoro mio, lo so, ma devi dormire nel tuo letto come tutti i ragazzi grandi. Uffa, non voglio dormire da solo. Tutti quanti dobbiamo dormire, Caillou. E se non riposi bene, domani dormirai in piedi tutto il giorno. Mamma, mi dai un bicchiere d'acqua, per favore? Te lo vado a prendere subito, aspettami qui. Caillou vorrebbe che la sua mamma restasse con lui a leggere un libro e così corre alla libreria a prenderne uno. Ecco il tuo bicchiere d'acqua. Mi dai la buonanotte leggendomi una bella storia, mamma? No, mi dispiace, tesoro mio. È tardi per leggere una storia. Soltanto una, per favore. È tardissimo, Caillou. È ora di mettersi a dormire. Ma io non ho per niente sonno! E invece sì che ne hai. Proprio come me. Guarda, anche i tuoi animaletti stanno dormendo. Gilbert! Mamma, corri! Che succede, Caillou? Gilbert ha fatto cadere il mio bicchiere d'acqua. Non fa niente. Visto? Ora è tutto asciutto. Caillou tenta in tutti i modi di addormentarsi, ma non riesce a chiudere occhio. Si gira e si rigira nel letto senza trovare la posizione giusta. Eppure ha tanto sonno. L'unica possibilità di dormire è andare nel letto della mamma e del papà. Caillou, si può sapere che ci fai qui? Voglio dormire con voi, non riesco a prendere sonno nel mio letto. Ma questo letto è troppo piccolo per tre... Nel tuo staresti molto più comodo, non trovi, tesoro? E poi lasci dormire Teddy e Gilbert da soli nella tua stanza. Si sentiranno abbandonati senza di te. Beh, potrebbero dormire anche loro qui. Niente affatto e non si discute. Avanti, Caillou. Torna a dormire adesso. Aspetta un attimo. Devo andare in bagno e subito anche. Scommetto che Gilbert e Teddy sono felicissimi. Ora mi raccomando, dormi, eh? Ma come faccio? Non ho per niente sonno, papà. Giochiamo un po', ti va? Vieni a dare un'occhiata fuori, Caillou. Che cosa vedi? È tutto buio. Non si vede niente. Proprio così. Le luci sono spente perché le persone dormono a quest'ora. Persino il sole è andato a riposare. Sai che quando ero piccolo anch'io facevo spesso brutti sogni? Davvero? Sì. Ma poi la nonna mi insegnò un trucco per allontanare gli incubi. Quando ero sotto le coperte con gli occhi chiusi, proprio prima di addormentarmi, cominciavo a pensare a delle cose belle, a quelle che mi piacevano di più. E a che cosa pensavi? Pensavo all'arcobaleno nel cielo, ai salti tra le foglie secche d'autunno, cose di questo tipo. Quali sono le tue cose preferite? I biscotti al cioccolato e anche i miei camion. Bene, pensa a queste cose. Buonanotte, Caillou. E mi raccomando, tieni bene a mente il mio consiglio. Caillou comincia a pensare a tutte le cose che gli piacciono, in particolare al suo camion dei pompieri. Ma nonostante i bei pensieri, non riesce proprio a chiudere occhio. E così decide di alzarsi dal letto per giocare un po'.
tutto il rumore che fa la sirena del camion dei pompieri, ha paura di svegliare i genitori. Così cerca di nasconderlo. Cos'è tutto questo baccano? Oh. Si può sapere perché ti sei messo a giocare? Devi dormire, capito? Caillou è molto stanco, ma non c'è verso di convincersi a dormire nel proprio letto. Tesoro mio, devi dormire adesso, sei stanco. Avanti da bravo, chiudi gli occhi e vedrai che ti addormenterai subito. Ma ho tanta paura di fare ancora brutti sogni. Fammi vedere il tuo cuscino. Perché, mamma? Ecco fatto. Ho girato il cuscino dalla parte dei bei sogni. Adesso sognerai tante bellissime cose. Gilbert si addormenta, il dinosauro si addormenta, l'orsacchiotto Teddy si addormenta e anche Caillou si addormenta. Buonanotte, tesoro. Sogni d'oro. Disegnare al computer. Papà è tornato! Caillou non ha la più pallida idea di cosa ci sia nella grande scatola che sta portando papà. Potrebbe contenere qualcosa di veramente speciale proprio per lui. Che cosa c'è nella scatola? È una sorpresa, tesoro. Ehi, non mi hai ancora salutato, campione. È un grande giocattolo. Non esattamente, ma potrebbe essere un gigantesco uovo di dinosauro. No, non può essere un uovo di dinosauro. Papà è in vena di scherzi. Perché non andiamo di là a vedere che cosa c'è dentro la scatola? Caillou non vede l'ora di scoprire cosa contiene quella grande scatola. Che cosa sono questi? Fanno parte di un computer. Computer! Caillou è un po' deluso. Pensava che nella scatola ci fosse una sorpresa per lui. Adesso colleghiamo tutti i cavi, poi ti faccio vedere come funziona. Sai, ho comprato un bel programma per disegnare. Gilbert! Gilbert va matto per le scatole. Caillou, guarda, c'è un enorme dinosauro sullo schermo del computer. Ti piace, tesoro? Puoi disegnare sul computer e poi puoi stampare il tuo disegno. Posso disegnare con le matite colorate? No, guarda, sul computer si disegna muovendo il mouse. Si chiama così perché sembra un topo. Sì, è vero, sembra un topo. Hai sentito, Gilbert? Squit, squit, squit. Disegnare col computer è interessante, ma non è affatto facile muovere il mouse. Avete visto? Gilbert vuole mangiare il mouse. Squit, squit. Adesso stampo la pagina col dinosauro, così puoi colorarlo. Più tardi giochiamo insieme, va bene? Caillou è un po' indeciso. Disegnare al computer sembra molto divertente, ma con le matite colorate è molto più semplice. Gilbert, non puoi stare qui, scendi subito. Cara, dove sono i pannolini di Rosie? Caillou vorrebbe stampare un altro disegno del dinosauro per colorare ancora. Prima ha visto la mamma premere un bottone per stampare e Caillou vuole fare lo stesso. Oh, oh, oh. Caillou, che cos'è successo? Volevo stampare un altro dinosauro e ci ho provato da solo, ma ho rotto il computer, mamma, mi dispiace tanto. Non l'hai rotto, tesoro. Guarda. Ma da adesso in poi è meglio aspettare che ci sia io o tuo padre quando vuoi utilizzare il computer, va bene? Caillou è proprio contento di non aver combinato guai. Ma per il momento, giocare con la scatola vuota sembra essere molto più divertente che disegnare al computer. Attenzione, Rosie! Il gatto delle montagne è davanti a noi! Giriamo! Brum! 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 Atterraggio piuttosto duro, ragazzi, vero? Ma ora basta giocare, la cena è pronta. Buonanotte, mamma. Domani posso giocare col computer insieme a te? Ma certo, tesoro. Hai visto, mamma? Gilbert ha paura del mouse. Sì, è vero, perché è un gatto fifone, tesoro. La grande scoperta di Caillou. Io sono un grande e terribile dinosauro! Anche io sono un grande e terribile dinosauro! Caillou e Leo si divertono a giocare in giardino. Fanno finta di essere due dinosauri. Sono molto più alto di una grande montagna! Anche io! Leo, guarda laggiù! C'è una giungla piena di dinosauri! Rawr!
Caillou, stai lontano dai fiori, mi raccomando! Caillou sa che deve stare attento alle piante in giardino, ma quando gioca con Leo si lascia prendere dal divertimento. Giochiamo ai dinosauri che si arrampicano sulle montagne, ti va? Possiamo fare una montagna con queste pietre! Sì! Bella idea, i dinosauri che scalano la montagna! Ecco qui una pietra! Ma per un dinosauro gigante serve una catasta di pietre! Possiamo metterle una sopra l'altra nel recinto di sabbia! Caillou e Leo restano un po' delusi. La catasta di pietre non è alta come speravano. Mi sa che ci servono delle pietre molto più grandi. Lascia stare, quella pietra è troppo grande. Forse in due ce la facciamo. Bambini, state giocando troppo vicino ai miei pomodori. Potreste rovinarli. Papà, vieni ad aiutarci. Ci serve questa pietra per la montagna dei dinosauri. È un'impresa costruire la montagna dei dinosauri. Quella pietra è troppo grande, Caillou. È bloccata. Non ce la faccio. E va bene. È una pietra troppo grande. Qualcuno potrebbe inciampare. Sarà meglio spostarla. Dobbiamo essere una squadra. Leo, vai da quella parte. E tu, Caillou, spingi da quell'altra. Io provo a sollevarla. Siete pronti? Incredibile! A quanto pare abbiamo scovato una pietra davvero speciale. Una pietra speciale? Ma che vuol dire? Guardate, questo bambini è il fossile di un pesce. E che cos'è un fossile, papà? Vi spiego. Tantissimo tempo fa un pesce deve essere rimasto bloccato qui nel fango e dopo secoli e secoli il fango si è trasformato in pietra. Ma come ha fatto un pesce a rimanere bloccato nel fango? Sarà stato travolto durante una tempesta. Incredibile, questa pietra era un pesce. Avete fatto un ottimo lavoro. Trovare un fossile è una cosa davvero rara. Posso portare questo fossile a casa? Niente affatto, questa pietra è mia, Leo. Ma l'ho trovata io. Non è vero, sono stato io a trovarla. Caillou e Leo litigano perché entrambi vorrebbero la pietra speciale tutta per sé. Ma c'è solo un modo perché questo accada. Fate a turno e la tenete un po' ciascuno, così ci giocate entrambi. Va bene, ci sto. Possiamo portarla nel recinto di sabbia. Adesso sì che abbiamo una montagna di pietre. Non vedo l'ora di arrampicarmi sulla montagna dei dinosauri. Ah no, niente affatto. Tocca prima a me. Oh! Che cos'è questo rumore? È un grande dinosauro che sta venendo a scalare la nostra montagna. Oh no, sta cominciando a piovere! Possiamo giocare sotto la pioggia, anche i dinosauri adoravano la pioggia! Portiamo le pietre dentro casa, se no si bagnano! Ecco fatto! Ora possiamo giocare lo stesso ai dinosauri! Come facciamo? Manca la pietra speciale! È troppo pesante! È impossibile portarla in casa! Ragazzi, come vi salta in mente di portare delle pietre dentro casa? Guardate che avete combinato! Caillou e Leo capiscono di aver sbagliato. Ma loro volevano solo continuare a giocare ai dinosauri. Si è messo a piovere e non potevamo più giocare nel giardino. Non importa, non si devono portare le pietre dentro casa. Leo e Caillou ti hanno detto della pietra speciale che hanno trovato? No, ma a quanto pare ne hanno trovata più di una e hanno avuto la splendida idea di portarle in casa. Abbiamo trovato una pietra fossile in giardino, però era troppo pesante da trasportare. Sentite, mi è venuta un'idea. Perché non portiamo queste pietre fuori? Così la pioggia toglierà il fango. Dopodiché andiamo in biblioteca e scegliamo un bel libro da leggere sui fossili. Che cosa ve ne pare? Caillou e Leo non vedono l'ora di andare in biblioteca. Non ci sono mai andati insieme prima d'ora. Voglio cercare subito un libro che parla dei fossili. E io ne voglio trovare uno sui dinosauri. Che ne dite di cercare un libro che parla dei fossili di dinosauro? Esistono i fossili di dinosauro. Tanto lo trovo prima io. Si danno da fare per cercare il libro giusto, ma purtroppo non riescono a trovarlo. Ragazzi, state cercando un libro in particolare? Sì, sui dinosauri. E anche sui fossili. La biblioteca è piena di libri sui dinosauri. Ve ne faccio vedere subito qualcuno. Non vedono l'ora di guardare i libri sui dinosauri.
Voglio trovare tanti dinosauri giganti. Guarda questo che bello. È grandissimo e fa davvero paura. Guarda, Leo, guarda laggiù. Ma è fantastico, è lo scheletro di un dinosauro. Bello, vero? È un modello di dinosauro fossile. Anche noi abbiamo trovato un fossile. È il fossile di un pesce rimasto intrappolato nel fango. Sul serio? Perché non lo portate qui in biblioteca? Potreste metterlo in esposizione proprio accanto a questo modello di dinosauro fossile. Ma è fantastico! Mi sembra un'ottima idea. Potremmo portarlo qui domani. Sì, sì, portiamolo! Caillou e Leo sono molto contenti che il loro fossile verrà esposto in biblioteca. Così anche gli altri bambini potranno vederlo. Tutti quanti ammireranno la nostra pietra super speciale. Dobbiamo farla diventare lucida e splendente. Ecco fatto. Che ne dici di metterci a cercare degli altri fossili? Potremmo trovare quello di un dinosauro. Wow, wow.